Ciao ragazzi e benvenuti a tutti in un nuovo video. Ragazzi, ecco qui oggi progetto bomba. Oggi ragazzi costruiremo, come visto dal titolo, un generatore free energy. Sì ragazzi, e lo faremo con due prodotti molto molto interessanti. Il progetto è nato perché ho visto online centinaia e centinaia di video simili dove andavano a costruire questi generatori che loro chiamano free energy. Per costruire questi generatori, che sfruttano due motori, in questo caso sono due piccoli motori in corrente continua da circa 1 volt a 9 volt e hanno un bel numero di giri, ho preso poi extra queste brugole, ecco, che tu vedi qui nel video, che servono come asse per incastrare, per connettere, per far sì che due motori possano girare e non avere perdite meccaniche, ok? Due connettori a flangia con un foro da 2 mm. Sì, perché ragazzi, l'albero motore è un 2 mm. Sotto in descrizione vi lascerò i link dove potrete trovare sia i motori elettrici che i connettori a flangia. Ci sono di vario diametro, con foro da 2, 3 fino a 8 mm. Perciò se avete un progetto e lo volete fare con un motore più grosso, che ha un albero motore più grosso, ci sono sotto in descrizione, trovate tutto. Allora ragazzi, io in questo progetto vi farò vedere e voglio testare anche io, perché ragazzi sono curioso, vedo tanti video, free energy, due motori connessi in parallelo che si autoalimentano, in più possono far accendere anche dei carichi. Oggi ragazzi andremo a vedere se questo progetto è un progetto vero o è un progetto fake. Se ancora non sei iscritto al canale, ragazzi, iscrivetevi tutti, smartellate un like e mi aiuterete anche commentando a crescere. L'algoritmo di YouTube, infatti, cosa fa? Capisce se il video è interessante dai like, dalle condivisioni, dai commenti. E mi raccomando, guarda tutti i miei video fino in fondo, perché anche questo mi permette e mi permetterà di crescere, ragazzi. Allora, qui andiamo a fare la struttura. Ho tagliato il listellino, ho fatto due pezzi, lasciato la parte centrale vuota così da poter permettere una libera rotazione dell'accoppiamento. Ho stretto i due accoppiamenti facendolo diventare albero unico, ok? Così un giro fa un motore, un giro farà l'altro motore. La teoria qual è, ragazzi? È che se io faccio girare uno dei due motori con una fonte di energia esterna, nell'esempio, come vedi, un alimentatore in corrente continua, cosa dovrebbe accadere? Che uno gira grazie all'alimentazione esterna, ma l'altro mi deve generare. Si deve comportare da dinamo. Infatti, come vedi, ho 2,3 volt, quando però in ingresso sull'altro motore ne do 3,0. Qui ragazzi ho aumentato 4 volt dall'alimentatore e ho prodotto 3,16 volt. Questo già solo questo può farti capire tanto che c'è una perdita, nonostante i motori siano uguali. C'è una perdita di circa 1 volt, 4 volt, 3 volt. Già solo con questo c'è una perdita. Perciò il sistema non è efficiente. Però comunque continuiamo. Ti ho fatto vedere prima che facevo accendere un LED. Sì, perché ragazzi alla fine è una semplice e comune dinamo. Gira, genera elettricità in corrente continua. 3 volt per un LED, per 10 LED, forse per 40 LED in parallelo, basta e avanza. È abbastanza potente, ma vediamo ora, ragazzi. Collego i motori in parallelo, entrambi girano, perché ovviamente connessi nel senso corretto.
entrambi girano nello stesso senso. Ecco, ora andiamo a fare la prova. Do alimentazione, tolgo alimentazione. Ragazzi, qui non funziona nulla. Anche se, come vedi, arriva l'alimentazione. Anche se, come vedi ora, ho staccato l'alimentazione nel secondo motore. E da questo momento io dovrei fare il funzionamento, quello dei video che si vedono online. Se io levo l'alimentazione, tutto si ferma. Tutto si ferma. Perciò il motore che dovrebbe dare energia all'altro motore non ce la fa, non genera proprio nulla, perché come abbiamo visto all'inizio, ragazzi, c'è un sistema in perdita. Già solo la trasformazione perde un volto, poi se stacchi ne perde ancora di più. Perciò fake.